Siamo pronti, no? Allora, anche quest'anno siamo riusciti a far andare appunto per visitare i luoghi poi che sono stati quelli dell'Olocausto, i ragazzi della nostra comunità. Ne sono partiti 4 per il comune, poi si è unita anche Chiara che ovviamente ha seguito il viaggio insieme a loro. E quindi fino ad oggi il comune di Andrano ha mandato, diciamo, ha fatto visitare questi luoghi a 12 ragazzi che oggi abbiamo voluto poi invitare tutti qui perché, diciamo, è un momento in cui si conclude anche un'attività amministrativa in sostanza. E quindi, diciamo, era il momento per ritrovarsi tutti e condividere questi momenti abbastanza delicati. La cosa che mi emoziona poi è, tra le tante cose che abbiamo fatto, questo in particolare, perché poi è pieno di significati, e la cosa simpatica è che ogni gruppo ha portato con sé una caratteristica. Io mi ricordo i primi a partire, Alberto, Stefania, Beatrice e Fabiola, che veramente con i messaggi sul gruppo era qualcosa di, anche di notte arrivavano messaggi, era qualcosa di incredibile per come hanno vissuto quel momento lì. Poi siamo andati nelle scuole, anche nella comunità, e la cosa poi interessante è stato il rapporto, no, che si è mantenuto anche dopo questa esperienza qui, è un qualcosa che lega veramente forte. Poi il secondo anno con, ricordatemi i nomi perché poi... Francesca, Michela e Francesca, anche qui un altro momento molto bello, 3 ragazze, loro anche cariche di emozioni quando sono tornate, l'esperienza sempre a scuola e qui in biblioteca, e quindi momenti in cui abbiamo di nuovo condiviso, diciamo, questi momenti. Fino ad arrivare all'ultimo anno dove, passatemi la battuta, ad un certo punto ho avuto veramente paura, perché sono partiti addirittura nessun segnale che comunque il corriere era partito. Infatti a un certo punto ho mandato, ma siete partite? Sì, siamo in viaggio, ok, sono partite. Poi dopo un po', sono passati già 2 o 3 giorni, dico ma sono arrivate? E di nuovo, ragazzi, tutto a posto? Sì, tutto bene, siamo qui. Vabbè, arriveranno, insomma, torneranno comunque. Poi comunque la preoccupazione aumentava perché c'era l'ansia, no, della presentazione in questo giorno qui. No, siete tornati. Ah, sì, aspetta. Il giorno in cui Cosimino mi ha avvisato, vedi che sono arrivate. Che sono arrivate. Cosimino mi ha detto. Subito è pensato, ragazzi, non siete arrivati? Sì, siamo a Lecce. Vabbè, insomma, il coinvolgimento è proprio massimo. Ad un certo punto poi, quando ci siamo visti per preparare quella la serata, di una tranquillità unica. Cioè, sì, non ti preoccupare, sappiamo tutto, abbiamo tutto. No, ieri, un altro ieri, ho mandato un messaggio, perché sempre in silenzio, nessuno parlava, sulla chat. Detto, ragazze, come procede? Ha risposto Giuliano, io veramente poi temuto. Ha detto, allora, procede male, a tratti malissimo. L'ansia aumentava ancora di più. Fino a questo pomeriggio, quando ho detto allora ragazzi, alla fine insomma qualcosa la dobbiamo proiettare, portatemi i film delle prese, delle comunioni, ma le vaso, non facciamo, proiettiamo questo. Ma questo sono per dire come appunto invece insomma hanno fatto un bel lavoro e come poi appunto i gruppi, no, sono stati così eterogenei, che hanno fatto vivere a noi questi momenti in maniera anche simpatica, nonostante appunto l'argomento e le sensazioni che hanno vissuto. Quindi io vi lascio. Ovviamente speriamo che ce la faccia buona, ti lascio con il video e con la presentazione delle ragazze. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Maria Giuliana, forse mi conoscete già. Loro sono state le mie compagne di viaggio, Marta, Chiara, Tony, Arianna. Volevamo condividere insieme a voi i momenti passati, i momenti più intensi, e abbiamo realizzato un video e vi auguro buona vita.
Abbiamo cercato di condividere con voi in poche foto quello che abbiamo vissuto. È stata un'esperienza molto forte, e è inutile dirsi sempre le stesse cose perché ma è stato bello soprattutto condividere questa esperienza con tanti giovani, condividere degli spazi, gli ostelli, non era semplice. Ed è stata un'esperienza che vorrei rifare forse sempre nella vita, e secondo me chiunque dovrebbe partecipare al treno della memoria, perché ti dà la possibilità di capire veramente molte cose che forse ci riguardano anche nel presente, non soltanto, non fa parte del nostro passato, ma sono cose che si vivono ancora oggi. E dobbiamo imparare da questa esperienza, almeno io ho imparato tante cose. Passo la parola alle altre ragazze. Beh, io mi accodo a quello che ha detto Giuliana, è stata una bellissima esperienza che rifarei tante altre volte. Io sono rimasta particolarmente colpita dalla storia di Lidice, che è la città che è stata rasa al suolo. Cioè, ho provato comunque delle emozioni molto forti, soprattutto quando ci trovavamo davanti al monumento commemorativo. Come avete visto alle foto, c'erano le statue, le sculture dei bambini che sono morti. La nostra guida ci ha letto una poesia bellissima che vorrei condividere con voi. I bambini di Lidice non hanno più lacrime da versare, né compagni da festeggiare, né occhi con cui guardare le farfalle volare. I bambini di Lidice non hanno più sogni da realizzare, né disegni da colorare, né bocche con cui mangiare un tozzo di pane. I bambini di Lidice non hanno più gambe con cui correre e saltare, né mani con cui modellare il loro mondo ideale. I bambini di Lidice non ridono più, non si lanciano più palline di limpida neve, non pattinano più nel lago quando ghiaccia per il freddo dell'inverno. Non si fanno più dispetti, non imitano più i versi degli animali, non giocano a fare i mestieri degli adulti, non scappano più nei vicoli per evitare la minestra della sera, non gioiscono più per l'arrivo della primavera. L'estate non è estate senza il sorriso di quei bambini. L'autunno non è autunno senza le loro risate sfrenate. La primavera non è vero senza le loro domande incessanti e i loro sguardi sinceri. L'inverno è inferno, con i loro corpi stesi a terra per colpa di una guerra già mai loro scelta. Grazie.
Lorenzo, volete dire qualcosa? Altrimenti sentiamo anche gli altri gruppi, no? Che hanno partecipato anche nelle sostituzioni per capire. Perché secondo me la frase di chiusura che avete utilizzato è stata veramente qualcosa, cioè sintetizza veramente poi il vero significato, no? Di quello che poi succede. Io penso che, perché ci sarà dopo, come insomma, mi auguro che ogni amministrazione veramente abbia un occhio di particolare su questi eventi, su questi momenti qua, che ogni ragazzo, secondo me, o persona, a prescindere da ragazzo o adulto, dovrebbe vivere per rendersi conto veramente, come diceva Giuliana, è un momento che alla fine lo stiamo vivendo anche adesso, cambia il colore della pelle, cambiano le situazioni, ma siamo pronti a, se non ci rendiamo conto di quello che sta succedendo, siamo veramente a, stiamo arrivando proprio veramente al punto di non ritorno. Quindi credo che come amministrazione dobbiamo ancora di più puntare su questi momenti qua, dare la possibilità ancora più ad altre persone, no? Ad altri ragazzi, anche se poi siamo vincolati anche con le presenze, no? Del, che organizza comunque l'associazione, quindi ci vengono assegnate, noi addirittura avevamo avuto soltanto due diciamo, posti per poter partecipare, poi alla fine siamo riusciti ad ottenerne quattro e addirittura abbiamo anche mediato per Chiara, per farla partecipare al Treno della Memoria. E, ripeto, io non lo so se veramente sentite di dire qualcosa, di aggiungere qualcosa, anche per dipendendo le cose. Io vorrei aggiungere soltanto una cosa. A volte non si parte con la consapevolezza di ciò che si vede. Mi ha colpito un ragazzo che in assemblea si è alzato davanti a tutti dicendo: io ragazzi sono venuto qua per fare festa, ho fatto after per 3 giorni finché la vita non mi è cambiata nel momento in cui sono entrata a Zeresina. Questo significa tanto secondo me, perché ogni giovane non per forza bisogna partire con la consapevolezza di ciò che si vede, perché tutti parlano Auschwitz magari, ma a volte diventa quasi monotono, ma non per cattiveria, ma forse non ce la raccontano come va raccontato. E quel ragazzo mi ha colpito molto, anche perché poi il presidente dell'associazione, Paolo, ha risposto: bisognerebbe prendere esempio da persone come te, perché non tutti partono con la consapevolezza di ciò che si va a vivere. Quindi io mi auguro che tanti giovani abbiano l'iniziativa, insomma, di partire, di andare, perché veramente torni in maniera diversa, non perché tutti lo dicono, perché vai a toccare con mano alcune realtà che forse sono molto molto delicate. La cosa più brutta per me è stato camminare sulle gambe delle persone, e questa è stata una cosa molto toccante nei miei confronti. E spero che chiunque nella vita riesca ad andare almeno una volta per rendersi conto che a volte facciamo degli sbagli ancora oggi, senza andare molto lontano. E niente. Secondo me non è un tema scelto a caso proprio quest'anno, perché soprattutto ultimamente, negli ultimi mesi, visto come è cambiato, diciamo, lo Stato italiano, c'è
molta indifferenza su questioni su cui non ci dovrebbe essere indifferenza, o addirittura ci sono molte persone che trovano più facile andare dalla parte della maggioranza o non vedere altri problemi e magari concentrarsi solo su un problema, tra virgolette, perché poi non lo devi limitare. E quindi niente, io l'unica cosa che voglio dire, cioè, sono tornata dal treno della memoria con l'intenzione di non di cercare di raccontare sempre questa cosa per non restare indifferenti davanti all'olocausto che viviamo attualmente, perché la gente che muore in mare non si può trattare con indifferenza, anche perché poi è gente che viene qua, diciamo, perché abbiamo invaso noi là, quindi il minimo che possiamo fare è accoglierli. E niente, non restare indifferenti o comunque fare quello che facevano i tedeschi di prendersi una razza superiore, perché la razza è, cioè, solo umana. Abbiamo poi l'esperienza di Francesca, ad esempio, che lo scorso anno ha partecipato come voi e quest'anno ha scelto di nuovo di andare come accompagnatrice, no? Sì, è andata per la seconda volta, quindi vuol dire che e appunto non si va per fare festa, appunto, se uno ci va una seconda volta vuol dire che veramente, no? Sa cosa incontra e quindi arriva veramente con lo spirito di potersi di nuovo mettersi a disposizione dei ragazzi che magari arrivano, per renderli poi anche quel momento lì, diciamo, meno pesante, no? Dal punto di vista proprio psicologico, no? Perché poi comunque sono cose veramente forti, insomma, che si vanno ad incontrare. Alberto, a te un primo face. Tutti i luoghi nello stesso modo in cui l'avete fatto voi, e dà un senso proprio di un'emozione interna molto forte sapere di aver avuto questa possibilità di vivere dei momenti che ti cambiano la prospettiva proprio di vita, e è una cosa che andrebbe fatta da chiunque nella vita, a prescindere dall'età, dal modo in cui uno parte, dalle emozioni che vive durante il viaggio, perché se ci sono stati anche tra di noi tantissimi momenti di divertimento, ce ne sono stati tanti altri di riflessione, perché quei luoghi ti portano inevitabilmente a riflettere sul passato, sul presente e sul futuro. E niente, questo. Questo momento di disagio, ma non so come. Dai, Chiara, l'hai rotto. Dai, Chiara. Ero anche più piccola del gruppo e mi sono aggregata in secondo momento, sono partita inaspettatamente. E diciamo che prima di partire avevo molta paura di poter vedere un qualcosa che mi avrebbe spaventato e lasciato un segno indelebile, in un certo senso. Come diceva Giuliana,
prima di partire non abbiamo pienamente consapevolezza di quello che stiamo andando a vedere. E sicuramente c'è tanta paura nell'incontrare luoghi che comunque hanno fatto la storia e che senz'altro dovrebbero toccarci in prima persona. Appunto, venendo a contatto con questa realtà, sono rimasta sconvolta dal fatto che appunto sia potuto succedere. Varcando la soglia di Auschwitz, c'era una soglia che divide il mondo da Auschwitz, da questi campi di concentramento. Ogni angolo, ogni mattonella, è come se rivelasse una storia differente, dei volti differenti. Si sentono quasi riecheggiare delle voci da tutte le parti, appunto vedere delle immagini, delle persone spogliate della loro identità, della loro dignità. Questo mi ha causato uno spunto di riflessione molto forte, che mi ha portato appunto a un senso d'angoscia, chiedendomi appunto come mai sia potuto succedere tutto questo. E, senz'altro appunto, come diceva Arianna, mi ha colpito una storia che non conoscevo, la storia dei bambini di Ibiza. Si tratta dei bambini innocenti, delle persone appunto, delle vittime. E praticamente in un museo a Ibiza, in una sezione vi erano delle lettere scritte da dei bambini in cui chiedevano un vestito, dei cucchiai, un coltello, il necessario per vivere, appunto dei bambini completamente abbandonati a se stessi, senza genitori, senza fratelli, da soli. E questo appunto sono delle esperienze che un bambino, delle persone, degli esseri umani non dovrebbero mai vivere. E questo appunto io concludo, vorrei concludere con una poesia che è una canzone, non lo so, perché l'ha mandata il professore su un gruppo, però sono rimasta particolarmente colpita e volevo condividerla insieme a voi. Guardate che la guerra è in corso, bombardano da anni nelle nostre case, non c'è bisogno che ci arrivi la lettera per andare al fronte. La guerra è chi muore in mezzo al mare, la guerra è la televisione, quando è volgare. I poveri che si battono per i ricchi, gli ignoranti che diventano statisti. La guerra ce la fanno i nostri amici quando non ci danno il loro e ci tolgono il vostro. Il bene è riconoscere, il male è non conoscere. La guerra può venire da un figlio, da un amante, dal medico che brutalmente maneggia il nostro cancro. La terza guerra mondiale è per spartirsi un briciolo di fame nell'imbuto dell'autostima corale. L'arma di sterminio di massa non è l'atomica, ma la lingua che ascoltiamo dai governanti e dai governanti a governanti, uniti nella lotta al sapere e alla sapienza. Ma ancora non hanno vinto, fra poco crescerà la resistenza, la letizia di chi non è servo né padrone, la comunità della bellezza e dell'innocenza. Questo credo che appunto descrivi molto il nostro presente. E che appunto non bisogna imparare dalla storia, non evitarla. Ecco. Grazie per l'ascolto. Bravo.